Thank uh you. -huh. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Vediamo <coughs> se i soliti check iniziali. Dovremmo esserci, mi risento abbastanza bene. Sì, ditemi anche voi se mi sentite bene, ma dovrebbe essere così. Quindi qua chiudo, qua spengo tutto. Arrivederci, ciao alla prossima live. <ride> bene ragazzi, bene, bene. Oggi sessione di domande e risposte. Ho impostato la live un pochino più veloce, con bassa latenza. Vediamo se effettivamente riesco a essere un po' più... cioè eh, YouTube riesce a essere un pochino più svelta a, a mandarmi <coughs> i vostri commenti qua in chat così abbiamo un'interazione un po' più come se fossimo divi, divisi ah, <coughs> prima di iniziare mi, do, mi ero scordato voglio cambiare le luci qua dietro perché ho visto eh, va bene che non è male come colorazione a me non dispiace però non lo so la lucetta dietro la facciamo un po' più un po' più scura che dite così un po' più sul violetto, ecco così. E quest'altra invece, che ne so, questa, questa qua rossa la facciamo verde. Vediamo un po'. Eh, che vi sembra? Eh, eh così un tocco, un tocco di novità. Mm? Vediamo live la facciamo così poi magari mi scrivete voi qual qualche altro colore qualche altro accostamento di colore che ci sta bene <ride> bene bene, buonasera a tutti ragazzi siete entrati ale Davide, davide federico tutti quanti buonasera <clears throat> come dicevo live con domande e risposte voi quando volete iniziate a spammare le, le domande e iniziamo a chiacchierare insieme ma per prima cosa, giusto così per rompere un po' il ghiaccio, ma eh, l'avete vista la novità, la novità, la cavolata assurda che si sono inventati sulle Dolomiti? C'è una notizia, l'ho letta oh, oggi dopo pranzo, una notizia su moto.it del fatto che il governatore del Veneto e insieme a Bolzano, insomma tutta quella zona lì delle Dolomiti, del Passosella, Portoia, hanno avuto la brillante idea, c'è cioè qualcuno sicuramente che si è svegliato la mattina tutto sudato con, con questa grandiosa idea di chiudere le strade, chiudere quei passi, Passosella, Bordeaux e tutta, tutta la roba all'intorno, <coughs> per, per cioè, chiuderli e aprirli solamente a, su prenotazione, su appuntamento. Cioè tu, motociclista, devi prenotare, dici, beh, aspetta, guarda, questo giorno vengo su, manco fosse in ristorante. Sì, per, per fortuna Marco sembra che l'abbiano rimandata, ci, ci sarà stato qualcuno che eh, con due neuroni in croce gli aveva detto, ma che cazzo stai è a fare? È ma mica è tuo? Cioè non so, mica tu e dolomiti, non è che chiudi e fai così la prenotazione. Ma la gente sta fuori. Stanno proprio fuori, stanno. Per fortuna, ma eh, allora... Per, per fortuna, nella sfortuna è solo rimandata, cioè non è annullata, cancellata. Scusate, abbiamo scherzato. Aveva bevuto un pochino troppo la sera prima l'assessore che, 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 che si è uscito fuori con idea. È una follia. Cioè, noi paghiamo le, le, le tasse per strade, manutenzione e cose. No, è chiuso solo su prenotazione e non è che fanno passare a tutti, basta i prenoti. Le prenotazioni vanno a, a finire, andavano a chiudersi nel momento in cui c'erano più veicoli che parcheggi. Come se uno arrivasse lì solo per parcheggiare. E poi sta parcheggiato tutto, tutto il giorno, un po cioè, non può girare. Non aveva proprio senso, non aveva. No! Sul JAU già mi ha preso la prenotazione? No! <ride> No! Brutta brutta brutta. Però c'è anche la novità sul, sul codice della strada. Che anche quello purtroppo è un po' più. Eh, un, sempre un po' a rilento. Però sembra, sembra che stia procedendo comunque su, su, su un binario, cioè sembra che sia quello alla fine. Il fatto che c'è cioè, tutta quella questione sugli autovelox <coughs> che sulle strade extraurbane non possono essere. <coughs> Guardate: l'avevo. Screen share, l'avevo pizzicata pure quella oggi. Vediamo un po' se riesco a ritrovarvela finestra questa. Condividi, vediamo un po' se ve la vedete. Fammi vedere. Sì, allora la vedo io. Vediamo se così la vedete pure voi. Allarghiamo un po'. Qua croppiamo un pochino così. Ok, ora la dovreste vedere pure voi. <coughs> La dovreste vedere pure che la stavo vedendo anche questa la stavo leggendo stamattina con il nuovo codice della strada. ovviamente c'è una cosa sugli autovelox che non possono più essere messi in maniera selvaggia. Ad esempio, le postazioni mobili eh, non possono essere messe se i limiti di velocità sono inferiori. Vabbè, 20 km diciamo, dove do stanno? 20 km. Tuttavia, questo qua, ad esempio, un, eh, ci, può essere, ci deve essere almeno un chilometro tra il segnale e l'autovelox stesso quindi già questo anche mentre due diversi dispositivi dovranno essere almeno a 4 km sulle, sulle autostrade 3 sulle extraurbane principali e uno su tutte le altre già questi limiti diciamo ci, ci permettono magari di, <coughs> di andare a pescare quelle <coughs> scusate quelle situazioni in cui sono messi a posto per fa per, per fa cassa, per fa soldi Gli autovelox belli sono quelli a cui le multe vengono girate sul mio IBAN. <ride> quelle, quelle sì. Eh, qua, vabbè, postazioni mobili, anche le postazioni fisse. Eh, strade urbane, vedi prima, vabbè, strade urbane non ci interessa. Però ci, ci stanno diverse cose. Eh? Vedi, ad esempio, a distanza tra un segnale anche qua almeno un chilometro su quelle postazioni fisse. Quindi ci sono diverse cose carine. Da, con questo nuovo codice della strada, insomma, quindi eh, sono cose che vanno a favore del, del guidatore, qualsiasi esso sia 2-3-4-5-6-10 ruote rispetto alla, al comune, alla provincia. Sì, eh, sì, sì, eh. il numero limitato, esatto. Quello che dicevo prima delle Dolomiti. È una cosa, una cosa imbarazzante. Bene, allora ci sono già, avevo già archiviato due domande. Archiviato, ho già messo in lista due domande eh, di un po' di tempo fa. In realtà, dove avevo, dove avevo scritto sui social quelli che vedete qua sopra, soprattutto Instagram, commenti. No menti Q&A Tra la la domanda di Riccardo eh, D'Ignazzi Quali piccole manutenzioni possiamo effettuare per conto nostro? Tut, tutte quelle che non richiedono l'utilizzo è semplice, tutte quelle che non richiedono l'utilizzo di strumenti particolari. Per cui appunto di andare con l'attrezzo, che ne so, lo, 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 svita, lo svita o avvita vita filtro, filtro dell'olio fatti in maniera particolare che servono le chiavi particolari. Eh, quella magari solamente la chiave ti costa, se la compri ti costa 100-200 euro. Quindi magari ti costa praticamente come tutto un tagliando. Tanto vale andare a fartelo fare. Ma contro il controllo, del, controllo delle pressioni, pulizia della catena. Eh, perché no? Cambio dell'olio a parte queste cose. Ovviamente serve un po' di manualità. La pulizia del filtro, filtro dell'aria, se avete quello lavabile, che vi consiglio perché è molto più comodo che ogni volta prendere e buttarlo. Questo vi permette appunto di farlo anche da soli. E per cose un pochino più delicate, magari cambio del liquido dei freni il cambio di pasticche senza problemi però il liquido dei freni ci fare un po' più di attenzione giusto se avete un po' di manualità perché potrebbe capitarvi a seconda di come fate che introducete nel circuito una bolla d'aria e lì so, lì so cazzi so uccelli pe, so volatili per diabetici so cazzi amari perché una volta che entra, che entra nel circuito una bolla d'aria magari andate a frenare e beccate la bolla d'aria non avete la stessa risposta eh, sui freni, lo stesso mordente eh, anzi potrebbe proprio andare a vuoto se diciamo la bolla d'aria è importante eh, calcolando anche il fatto che in pista poi se ci andate pure in pista un impianto non perfettamente spurgato eh, fa, fa mh, come si dice, fa, fa, mh, fa arrivare l'effetto fading mol, molto prima, cioè l'effetto di allungamento della leva dato dal riscaldamento del liquido dei freni. Ovviamente il liquido ha una certa densità e una certa capacità di riscaldamento, l'aria ce l'ha molto di più, eh, eh, si riscalda con molta più facilità, quindi se c'è dell'aria all'interno di, di questo circuito... Si scalda molto prima e scalda, di... e scalda quindi anche tutto il liquido e quindi si avrà questo effetto fading: appunto di spugnosità della leva. E lì, e lì è un problema. E lì è un problema vero. Mi capitò l'anno scorso. Non per via dello spurgo, non per via dello spurgo, ma per eh, il liquido un po', un, po', un po' vecchio, un po' di traffico. Eh, mi si allungò un bel po' la leva del freno per fortuna sono rimasto, sono rimasto all'interno dell'asfalto all del, dell sono andato lì a lambire l'erba però scalata, freno posteriore e l'abbiamo sfangata e le sfangate. non è stato un jolly quello brutto eh quello, quello in cima al Passo Giau uh, ehm, l'ho visto passandoci, ti dico, tempo fa, anni fa, con la macchina, per fortuna. Quindi in colonnato tranquillo, senza problemi, ma in moto, non so quanti soldi ci facciano con, con quegli autovelox lì, ma tanti, 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 sì, sicuro proprio, metterci proprio la mano sul fuoco. Altra domanda che avevo sempre recuperato è di Daniel Mitreanu. Che lavoro fai? Il lavoro principale è quello di sviluppatore, programmatore software, ingegnere informatico insomma. Secondo lavoro l'istruttore di moto eh, con FMI. E terzo lavoro lo chiamiamo lavoro anche se non è lavoro divertimento, questo. Quando capita, c sto cercando di essere un po' più ehm, costante nel tempo. Però è, se è, sempre, è sempre un po': cioè, essendo il terzo, ovviamente, gli altri vengono prima. Quindi c'è poco da fa. Che c'è scritto. qua Scusate, sì, ragazzi, sto vedendo la chat quella comune. Ok, adesso ho passato un attimo a quella di YouTube. <ride> sì. Sì, sono, sono, eh, sì, Marco, sono pochi quelli, quelli veramente segnati bene. Sono pochi e ultimamente mi è capitato di trovarne uno andando a Will Up, a Roma, non so chi è di zona. E su uno stradone ora perché di roma vabbè è la um, marco polo via il marco polo e, um, si è, eh, hanno, hanno legato il, il, um, il cartello quello mobile che mettono no? che met dovrebbero sempre mettere il cartello mobile quello blu fatto, fatto così poggiato per terra se vedete quello in giro per strada rallentate subito e e aprite e sbarrate gli occhi perché sicuramente stanno da qualche parte all'intorno e l'hanno legato con la catena e un lucchetto a un, al cassonetto, forse perché capita che la gente è, sono freghi, c'è chi è a casa magari ha la collezione di, di cartelli, non lo so, insomma abbiamo visto sto coso, stavo con mio padre in scooter, infatti poi poco più avanti c'erano quelli con la macchinetta, però dentro Roma, ma quando, quando, quando c'è freghi? C'è talmente, talmente tanto traffico che è difficile. Difficile che vai sopra i 30, molto difficile. Eh. Magno Mister X. Buonasera, ma con le power GP riesco ad accarezzare l'asfalto con le orecchie? Sì, non servono le power GP, però lo puoi fare con qualsiasi gomma. Pure con quelle alla tela, accarezzi tutto, non solo le orecchie. Però le PowerGP... Io ci ho, ho montato due treni di PowerGP e mi ci sono trovato veramente benissimo. Infatti sono molto curioso per le PowerGP 2, quelle che sono state presentate recentemente, recentemente, insomma, a inizio anno e ora si iniziano a vedere. Sono uscite anche diverse recensioni e sembrano veramente l'evoluzione di, 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 di una gran gomma. Che è la PowerGP, quindi sono curioso di provare per vedere in cosa hanno migliorato. Le recensioni di suo cerco di, di non, non fissarmi tanto, cioè non prenderle proprio come oro colato quando dicono, quelle, quando dicono sì, eh, più agile, più grip, eh, feeling perché c'è molto di soggettivo. O comunque c'è molto di, eh, di variabili che cambiano da il tizio che, la, che, ha, che ha provato la moto, quella moto con quella gomma e, e quando ci salgo io. Anche sulla stessa moto con la stessa gomma. Quindi più che altro cerco di attenermi ai dati, dati oggettivi. Tipo mescole, eh, di mescole, quantità di intagli, la percentuale di pieni vuoti, che mi sembra su questa sulla gp2 sia il 6,5 mi sembra mi sembra il 6,5 e della power gp invece era, era di più aspetta che ce l'ho su, su, sul sito sul sito mio no c'ho la recensione perché no perché mo 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 mi sono fissato eh non mi ricordo di preciso la, la quantità di intagli. La percentuale. Sicuramente l'avevo scritto. 50 e 50 strada... Eh. Eh, ah sì, 6 6,5 uguale. Anche la PowerGP, GP, primo tipo. Il limite legale è 4%. Giusto per dare un'idea di, di che cosa stiamo parlando. Cioè, è veramente, veramente eh, vicino il limite legale per poter portare una, moto su strada, una gomma su strada. Quindi nonostante sia un 50-50, però è, è, è molto spinta verso lo slick. Nonostante poi con, eh, con, le mescole, con la mescola centrale in silice eh, fa, fa, fa tanto a livello di, di feeling e anche di aderenza sul bagnato. Zero pista, zero corsi. Ciao, ciao Giuseppe. Io, da inesperto, ho paura di scivolare e rovinare la moto. Abito in Salento, zero piste, zero corsi. Come posso fare ad acquisire sicurezza e superare i 35 gradi di piega? Ah, I 35 gradi in generale, quelli si superano facile, facile lì in Salento. Poi tu, tu, tu me lo saprei dire sicuramente, già, già forse vi ci state avvicinando. Noi qua a Roma siamo già sui 20-22, già, già inizio a sudare. Però eh, quello che puoi fare. È che allora, non avendo piste e non avendo corsi, la strada più semplice è quella di, di andare avanti come autodidatta. Come fanno, come, come ab abbiamo fatto tutti all'inizio e continuano a fare ma la maggior parte delle persone per tutta la vita. Quindi, non è diciamo una, una cosa negativa, è semplicemente una, una limitazione nel tempo perché alla eh, fine. Il tempo che puoi andare, in cui puoi andare in modo è, è quello è X da autodidatti, si, si impara, si, si, si migliora con, con più lentezza ris, se, se poi è così, si migliora con più lentezza rispetto a seguire un corso. O comunque informarsi, essere seguiti da qualcuno, e si può raggiungere un, un limite di eh, capacità più alto rispetto a eh, farlo da autodidatti perché autodidatti fino a un certo punto se non hai qualcuno che ti segue è difficile eh, migliorare ulteriormente però quello che puoi fare da autodidatta è di trovarti un piazzale un po come eh, ho fatto in alcuni video negli ultimi video gli ultimi video ormai di un po' più di un anno fa trovarti un piazzale sgombro non, eh, non trafficato ovviamente possibilmente privato chiuso al traffico ancora meglio e dove prepararti alcuni esercizi lo slalom l'inversione a u eh, l'otto il cerchio e prendere dimestichezza con la moto a bassa velocità per poi portare quella dimestichezza quella capacità, quelle sensazioni a bassa velocità, anche poi su strada o comunque a, a velocità più alte, sto organizzando tra le tante cose, <ride> tra le tante cose che, che, che sono in gioco quest'anno, vorrei riuscire a portarvi anche un pacchetto di esercizi un piccolo corso online, chiamiamolo così, un piccolo pacchetto di esercizi cotti e mangiati con tutte le specifiche, con tutte le cose da seguire e fare da poter fare voi stessi in autonomia poi se vogliamo parlarne insieme in una live qui sotto comunque c'è la possibilità di, di, di avere una consulenza diciamo dedicata uno a uno a quattro occhi, volendo anche in live. Eh, però sto cercando di, mettere in di fare in modo che, che possiate essere più autonomi possibili con, con questo pacchetto di, di esercizi. E ed è quello: si parte a bassa velocità e piano piano si sale di velocità. Non, non cercare insomma, di, fare <coughs> di provare cose nuove a velocità che a cui non non ti senti in cui non ti senti proprio sicuro. Perché sicuramente ci saranno più errori rispetto a farle a velocità più basse. E senza traffico, maggior ragione. Sandro, io sono appena passato al CBR1000RR del 2006, figo. Bello quello. Ah, AMT MT10 2024. Base, base che monta le, S, okay, le S22 sul bagnato, tiene da paura me le metti di un agile è semplicemente imbarazzante. E' semplicità imbarazzante. E le S22 me ne hanno, hanno parlato tutti benissimo, e anche a livello chilometrico. E infatti, purtroppo, c'ho una, una moto io da gommare. E quindi finché non finisco... E poi in genere le gomme mi durano tanto. Quindi... Ci metto un po' per cambiarle, però anche quella è una delle gomme che ho in lista da provare. Le L'MT sicuramente è più agile rispetto al CBR, senza ombra di dubbio. E le S22, un piccolo trucchetto, un piccolo segreto, insomma, che poi alla fine è il segreto di Pulcinella, però, quando cambiate le gomme, buttate un occhio, proprio mettetevi lì co con la gomma vecchia, magari l'anteriore, che tende ad appiattirsi, a squadrarsi di meno, se fate solo strada. L'anteriore usato e l'anteriore nuovo, e vedete i vari profili, e vedete i due profili. Già lì avete un'idea di massima su cosa aspettarvi dalla gomma nuova. Perché se è già un po' rotonda rispetto a quella, usata, a, quella già, a quella che avete già usato, allora magari strizza più l'occhio alla stabilità, un po' meno all'agilità. Se invece è molto più a pera, molto più acuta, come, molto più acuto come profilo, allora vi, vi potete aspettare un'entrata in curva fulminea, che è un'agilità e una reattività molto più alta rispetto a come state prima. E, e ah, seconda cosa, la carcassa. Va bene che una gomma usata è sicuramente più morbida di una nuova, perché semplicemente c'è più, più materiale, quindi se vi mettete con la gomma sgommata, dal, cioè la gomma senza il cerchio, e la, e la premete, la pigiate da sopra, sentite quanto è dura, e quella è la carcassa, ok? Quello che state sentendo è quanto si muove la carcassa, quanto è rigida la carcassa, quindi con moto, co, co gomma usata, come dicevo, sarà sicuramente un po' più morbida rispetto a gomma nuova. Ma la differenza, ma sentirete subito la differenza con quella nuova, se ne avete presa una più rigida, la, sen la sentite proprio che è più dura. E di lì poi c'è tutto il discorso pressioni e vatte la pesca. Insomma, c c ci sarebbe da farci una live intera sulle pressioni delle gomme. Mm. Buonasera, ragazzi! Buonasera, buonasera, Mirko. Ciao i motoclub, i motoblog li farai ancora? Non nel breve periodo. <coughs> anche perché il canale è andato più verso una deriva tecnica, piuttosto che sul lato intratte puro intrattenimento, pura goliardia, cazzate, così. Eh, Feci a suo tempo un po' di video a riguardo, cioè a riguardo su questa tematica, insomma, un po' più così cacciarone anche di modolog però vedevo che non vi piacevano tanto quanto gli altri e quindi visto che di tempo ce n'ho poco tanto vale fare una cosa che, eh, che a, me, a me piace a prescindere ma che piaccia vederla anche a voi se no la faccio per l'algoritmo di youtube che poi lui non so guarda quindi a me interessa fare una cosa che piaccia a voi e tutto quello che riguarda la moto e diciamo Tecnologie varie, telecamere, cose, mi cioè, sono contento. Quindi se troviamo un accordo, siamo contenti! Tutti. <coughs> mi sto guardando mo' in, in camera. Belli sti colori, li preferisco. Lo sapete, Me meglio questi. Questi qua così, verde. De sto, de quel rosso di prima, boh. un po' agli occhi. Vabbè. Ciao Gianni, ciao giuseppa ah, grazie per la risposta. Come si fa a avere una consulenza personalizzata? Col eh, se premi il, se, se premi il tasto sotto abbonati qui sotto alla live, cioè sono tutti i dettagli eh, tra cui anche la possibilità di fare una consulenza, una consulenza qui in live eh, come è, com è successo con le live precedenti non so chi, chi di voi c'è stato nelle live precedenti una, una consulenza del genere ossia con materiale foto e video vostri che mi, mande, che mi mandate poi li analizziamo insieme e se ne parla e vediamo un po' dove migliorare cosa migliorare prima cosa fare cosa non fare Tutta la parte, diciamo, come com è stato con le live precedenti. Eh, Sandro, non so se hai avuto modo, sì, di provare una naked di nuova generazione e paragonarla alla tua R1. Sì, e ti devo dire, è stato un, uh, un agrodolce. Provai... Non tanto tempo fa, a Vallelunga la Tuono RSV4 Tuono, insomma, proprio la, quella col manubrio alto, la 1100. <coughs> 1100? Sì, era ancora 1100. è di sì. E a Vallelunga. E allora è, è stato divertente perché, rispetto a una super sportiva, poi, vabbè. rispetto a una super sportiva in pista, è proprio una moto da da criminale, cioè fai, fai la senti e tu subito dà subito quel, <coughs> quella sicurezza, quella maneggevo, maneggevolità, maneggevolezza. <ride> che, che cazzo ho detto? Maneggevolezza che eh, sulla super sportiva, se non te la sei subito cucita addosso. No? Pedane, semimanubri, insomma, ci metti qualche giro in più. Con la tuono invece è stato subito, boom, sali in sella, boom, divertiti, è figo. E poi vabbè, con tutti i controlli ovviamente stai lì senza manco avere pademi d'animo se dare una manata in più o in meno. Però di contro la protezione aerodinamica che ti dà una carenata, cioè, non c'è niente da fare. Su, sulla tuono. Nonostante stessi praticamente quasi seduto sul cupolino, no? seduto con le chiappe sul dashboard in mezzo al manubrio, tutto piegato in avanti, eh? niente, ha tanti cavalli, spinge forte e, e comunque l'anteriore così galleggiava, quando stai lì a fare la curva così, a, 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 la, la curva sinistra subito dopo il traguardo, poi pronto per imboccare il curvone, stai lì così finché non chiude il gas e quella non torna giù, c'è niente da fare. Quindi è stessa cosa anche poi per il rettino della Campagnano. Quindi ti diverti da una parte. Mi sono divertito da una parte, dall'altra sono dovuto stare insomma, un po' più attento a, queste, a, a questi dettagli. Ovviamente, non avendo la carena, io essendo alto, ancora di più grosso su sta moto, eh, l'aria prendevo, ne prendevo tanta. Poi la tuono, quella che avevo provato mi pare che sia quella che ho, con cui, cioè quella che esce dal concessionario non ha di base manco un mini cupolino, cioè proprio un, un pezzetto di unghietta c'ha. Cioè. avrà forse tre dita, neanche. Giusto per coprire il, il dashboard e fargli ombra. E non mandarci il sole contro. Quindi già e magari installandoci un, un parabrezza un po'... un, un plexiglas un pochino più alto potrebbe fare molto. Come impatto aerodinamico mio, però la moto di suo un po' prende aria, quindi un po' tende a sollevarsi sto manubrio sempre così bell'aria. l'aria se, se consumano due, due gomme posteriori e una anteriore <ride> se va a finire continuando in quel modo che ne pensi dell'MT-07 2023? non l'ho né provata né ci sono salito sopra l'ho giusto vista così quindi non ti saprei dire granché però l'R7 che praticamente è un M7 carenata non mi dispiace. Non mi dispiace. È una moto divertente. Eh sì, Sandro, è quella. Eh, cioè, eh, ti dà ti, ti senti molto più padrone su una... Cioè, ti senti molto più tranquillo su una naked. Ok? Di poter fare quello che vuoi. Poi però... Eh, Arrivi a, arrivi a un livello per cui, se, se devi spingere tanto, poi la, la Naked arriva a un certo punto e si ferma. Come possibilità. Da quel punto in poi devi, devi usare la super sportiva. Per, per non rischiare la vita, <ride> quantomeno. So, gusti, so, gusti. Dan danno gusto. Danno gusti diversi. Però sono, sono. tutte e due gustose. Per ambiti diversi. Davide ciao Ciavroni, visto che l'hai avuto anche tu, cosa ne pensi della ZX6R 2007-2008? E confrontarla con altre 600, come si comporta? Eh, allora, rispetto alle 600 da adesso, adesso dei 600 non c'è rimasto niente. C'è il CBR 600, che poi vi racconto una cosa, ma ho finito di, di rispondere a Davide. C'è il CBR 600 nuovo presentato e, il, e la Ninja stessa, 600. Poi tutte le altre sono 660, 675, una cosa del genere. Cioè, sono tutte sportive stradali, non sono proprio super sportive, non sono sportive proprio le 600 de una volta, appunto come la, la ZX6R del 2007. E adesso su me è un gioiellino. Que quella 600 è, un gioie è ancora un gioiellino che ora diciamo <coughs> è stato scalzato ultimamente da, da queste nuove 600. Ma giusto perché hanno un pacchetto elettronico, eh, che lei non aveva. Anche se per l'epoca eh, la ZXR aveva il cambio estraibile, che non ci si faceva niente, non ci faceva. Mh, cioè, è stato ideato per eh, il Ninja Trophy che, che appunto è un trofeo mo monomarca della, della ZX6R dell'epoca e quindi tornava comodo avere quella, quella cosa però se dovessi scegliere adesso andrei sulla CBR600RR quella nuova e piccolo aneddoto che vi racconto appunto quello che dicevo prima accanto a Wheel Up sono andato a prendere un paio, un, un paio di guanti c'è eh, Honda c'è il concessionario Honda ho detto vabbè buttiamo un occhio magari il CBR stava Echima stava in MotoDays magari ce l'hanno pure loro si può, si può già comprare online ad esempio magari ce l'hanno pure loro c'è Salgo sopra vediamo giusto sì per vederla dal vivo e niente non esiste dal vivo le CBR 600 non esistono a detta del, del, del signore il signor, il signor concessionario Moto Roma Onda Roma, non, non ci sono CBR 600 da esposizione. Cioè, se andate nei concessionari, non le trovate, le potete unicamente comprare, prenotare online sul sito col configuratore e vi arriveranno forse tra, tra un bel po' perché ha detto che la prima tranche probabilmente è già quasi finita o se non finita del tutto quindi quelle, quelle hanno costruito quelle si sono già comprati hanno già comprate tutte e quindi a scatola chiusa e quindi chi, chi come me povero scemo che è rimasto a forse all'epoca del poro nonno in cui prima di andare a comprare una moto almeno gli sopra sulla sella ci volevo sed mettermi seduto per capire com'era no, solo online a scatola chiusa, così e non so chi è che se l'è comprata Vabbè. quindi per, per il CBR tocca aspettare un bel po' per la, per la Ninja invece quella non è diciamo, appena uscita quindi si trovano, si trovano Eh sì, Sandro, anche secondo me la naked su strada è il compromesso migliore. È il compromesso migliore, anche se non dipende anche dalla posizione, dalla triangolazione, eh, manubrio, sella e pedane, anche per le naked. Ciao, Ale, perché ci sono alcune naked che praticamente tu stai, in, stai perpendicolare sulla sella, e quelle sono quelle che mi danno più fastidio perché dai e dai e buche, dossi, cose. Sono tutte, so tutte, tutte energie che si scaricano perpendicolarmente su tutta la spina dorsale, su tutte le vertebre. Quelle invece che ti permettono di stare, nonostante siano naked, di stare un po' più inclinato in avanti, ovviamente le buche che prendi, tutte le sconnessioni dell'asfalto, non si trasmettono perpendicolarmente alla tua schiena, ma vengono un po' assorbite. No? Poi la schiena comunque si flette, quindi un po'. Un po' fanno quel gioco lì e a fine giornata la differenza la senti. Se inizi a essere un po' vecchietto, avere un po' danni come me. Le neghe sono sempre state più immediate e facili per cercare il tempo, sì, oltre a un certo tot ti serve forza la super sportiva. Vale, l'argomento della serata lo, lo gestisci tu. Rispondo alle domande, <ride> quindi eh, eh, tema libero, come a scuola. Ciao, Rick. Vengo dalla Z750. Ho acquistato una GSX R600 del 2008. Ok, quella, quella con i baffettini su, sui fari, giusto? Con lo scarichetto sotto, sotto, sotto la pedana, mi pare. Ma è normale che le vibrazioni sono molto più accentuate? Eh, in che situazione? Sempre a prescindere? In autostrada? In curva? Sicuramente con la super sportiva stai più caricato all'anteriore. Quindi è più facile aggrapparsi al manubrio rispetto alla Z750 quindi anche a parità di vibrazioni a parità di vibrazioni oggettive sulle due moto se però stringi di più uno dei due manubri in questo caso magari potrebbe essere quello della super, della super sportiva visto che è più caricata in avanti e comunque ti sembrerà di sentire più vibrazioni anche se poi in realtà magari non, non è non è vero quindi come prima cosa ti direi cerca di fare mente locale e e capire se effettivamente stai stringendo troppo il manubrio oppure no in quel caso provo ad utilizzare un po' più le gambe mm, un po' più aderenti al serbatoio stringi il serbatoio libera la forza dalle mani Passa alle gambe alla parte, anche alla parte addominale alla parte core di muscoli e vedi se le, le vibrazioni si riducono allora anche la mia ha un range in cui, diciamo, si sente proprio che va in risonanza, in cui le vibra la frequenza delle, vibra delle vibrazioni è più... si nota di più. Poi se sali la frequenza aumenta, quindi la noti di meno. Quindi di base c'è questa cosa, ma c'è su, su tutte le moto praticamente. Alla fine è il motore, quello non ci puoi fare niente. Se lo senti tanto a, se a 4-6.000, prova a fare questo gioco che dicevo prima, di, di spostare il peso sulla parte inferiore del corpo e, e vedi se diminuiscono o quantomeno ne senti di meno. Eh sì, <coughs> ma infatti, guarda, ehm, ogni volta che mi capita di chiacchierare qualcuno che, che dice no ma la super sportiva no poi ti fa male ti sfonda i polsi ti sfonda la schiena in realtà no in realtà ci sto comodissimo ti fa quei problemi se hai una posizione in sella non consona per quella moto è quello che ti frega ma non è proprio la moto di suo perché la moto di suo se, se presa nel modo giusto è comoda ci sono arrivato, ci ho fatto pure 700 km senza problemi in una giornata è arrivato su stanco ma è arrivato tranquillo poi il giorno dopo si è continuato era uno un vecchio moto, un motoclub un motoraduno fatto a Bassano del Grappa partito in moto con lo zaino pure quindi pure una cosa sulla schiena però si fa, si fa se, se hai diciamo, qualche accortezza sulla posizione in sella appunto si... ci vai tranquillo ci vai Salvatore, cosa ne penso delle tute in tessuto? Le virus, credo si chiamino, mi pare. Power virus, una no, cosa del genere. Sembrano fighe. Allora, da quello ho visto alcuni video di, di alcuni colleghi, chiamiamoli così, <ride> YouTubers, altri canali di ragazzi che caricano video. E si, sono, si, si soffermavano tutti su. Su eh, la, il livello di protezione, il livello di abrasione, però, in nessun video, quantomeno, non è venuto in mente a, a nessun ragazzo che ha fatto che ha recensito queste, queste tute andando in sede centrale, in sede proprio di, da virus, di chiedere, ok, eh, resistono di più all'abrasione prima di bucarsi per dire. Però quanto trasmettono il calore? Cioè, visto che le chiappe sono le mie, le tute in pelle hanno un certo spessore e trasmettono una certa quantità di, di calore, no? hanno una certa velocità di trasmissione del calore. Mentre struscio, mentre sto, ne so, sto a 200, allora e scivolo low side, mi faccio, faccio 500 metri col sedere per terra con la tuta. Magari mi faccio una leggera abrasione, una leggera, una leggera scottatura ci sta magari. Eh, farsi queste leggere cose eh, con le tute in pelle, con quelle in tessuto invece non lo so. E questo è il mio dubbio, perché sono più leggere, sono più sottili. Il tessuto è più sottile rispetto a a a alla pelle. Quindi quanto trasmettono calore quelle, non vorrei arrivare che la tuta resta intera, ma io dentro so, mi sono so cotto a puntino. Ho fatto il. come si chiama? Il cartoccio, quello con l'alluminio e la patata. Cioè, che dentro mi sono cotto. Sono tutte supposizioni proprio perché non ho avuto riscontro. Però sono dubbi leciti. Almeno quello perché va bene la protezione, ma se poi rotolo e me, e me cuocio... Boh. Ah, Vale, sei tentato dalla CBR600? Eh, ma lo sai che ci sto facendo pure un pensierino? Di tornare al 600. Così. Perché alla fine è più divertente, capito? Stai lì, più cacerone, cioè... Gli, gli dai un po' meno di lei e perdona molto di più non sarebbe male però io quantomeno l'avrei voluta provare appunto, come dicevo prima chiappe sulla sella e vedere se centro, perché è molto piccola vedendola nei video, è molto piccolina la cosa che non mi piace sono le freccette, le freccette lì sul cupolino però quelle ho visto che già con la vita si tolgono e si, può, si possono modificare magari si riescono a mettere sugli specchietti non lo so, insomma qualcosa, qualcosa ci si inventerà Faccia un pensierino, Vale. Che se ce lo fai prima tu, poi mi fai salire sulla tua. <ride> Così me la provo. Perché tu sicuramente c'entri. Il tuo non sarà un problema di, di, di misure. Sarà un po' più il mio. Tai il GP84. Ciao Ronnie. io ho difficoltà a fidarmi della moto. E so che la moto può davvero fare molto. Parlo della piega in curva, non riesco a vincere il timore che la moto scivoli o che mi chiuda l'anteriore. Eh, questo è un timore che hanno in tanti, eh, soprattutto quando è magari le prime volte in generale o le prime volte con una determinata moto. O capita in una certa percentuale anche chi è eh, alle prime esperienze con una determinata gomma, mai provata. Dice, boh, fammi un attimo vedere com'è. Purtroppo non c'è una, una ricetta, diciamo, una ricetta magica che vale per tutti. Ma iniziare sempre con, eh, con, con il capire la dinamica della moto a bassa velocità è tutta un'altra cosa rispetto a prendere salire e andare in moto per boh, partire magari o, o in pista che fa solo pista o strada, boh subito a con 100-200 km, quello che è anche solamente farsi i primi 10 minuti, 20, mezz'ora di piazzale. Acceleri, freni. Acceleri, freni, anche per avere un'idea dei trasferimenti di carico. Quanto, quanto, portano, quanto va indietro la moto, quanto, quanto la posso caricare in avanti prima che mi si alzi il posteriore, quanto posso spalancare prima che mi si alzi l'anteriore, e poi tutta quella serie di, eh, di esercizi di handling, anche solamente il semplice slalom, il semplice slalom è quello con i birilli uno appresso all'altro, una fila di birilli, ci sono anche i birilli quelli di disassati, lo slalom disassato, quello, quello è un livello in più. Già il semplice... Semplice fila di birilli, ma non ho un chilometro. Cioè, bastano anche 4-5 birilli. Non ci stanno i birilli, vanno bene i sassi. Non Stanno i sassi. Vanno bene in gessetto col segno per terra, anche solo per avere un'idea del peso dell'inerzia della moto. Già quelle poi sono tutte cose che aiutano a, a, a prendere confidenza con la moto. Poi la piega. Quello è lo step successivo. La piega volendo sempre rimanere piazzale cerchio molto largo e poi piano e piano lo vai a stringere, cerchio molto largo, andrai ad aumentare progressivamente la velocità. Questo ti porterà ad aumentare progressivamente la piega. Fino a che non ti trovi a tuo agio, poi aumenti un pochettino, altri 5-4 km, allora in più, ok. E continui, continui così. E, ed è tutta, diciamo, sono tutte sensazioni che poi puoi portare uno a uno su strada. Solo che non ci farei molta più attenzione perché già le hai assimilate prima, starai attento ad altre cose sulla strada, magari i, i vari pericoli, la strada sporca, usciamo che guarda il cellulare, tutte queste cose qua. Sono sì. stati vecchi nemici Non riesco a fidare. Non, non mi riesco a fidare dell'anteriore. Oltre a tot di piega, la sento andare via, cosa posso migliorare? Postura già aggiustata parecchio con amici eh, Guarda, eh, danno spunto di migliorare, devi capire se, se veramente ti scivola. Perché ci potrebbe pure stare. Eh, che se tu la senti scivolare effettivamente, lei ti sta dando quella sensazione, cioè lei ti sta dando quel feedback devi vedere se te lo fa sempre so, fai, fai quella curva, fai quella strada che conosci bene te lo fa sempre su quella curva allora probabilmente è veramente così te lo fa una volta sì, una volta no ci cioè, passi due volte, una andata, una ritorno magari una curva simile dall'altra parte senti che ti fa la stessa cosa allora sarà la strada altrimenti l'unico modo che hai per, per toglierti questa questa sensazione e metterti lì di buzzo buono possibilmente in, in un corso in pista è più, è più è più veloce la cosa te la togli subito perché lì l'asfalto lo elimini da, dall'equazione le gomme che sono calde quelle le elimini dall'equazione ma non potendo fare in pista eh, nel tratto di strada che conosci perfettamente, senza fare, senza fare il, il max wrist della situazione, ma semplicemente scientificamente andando a ripetere quella stessa curva che ti dà noia, prova a vedere qual è la velocità a, da, da quel punto in poi, inizia a darti, a darti preoccupazione. E lo vedi subito, poi se hai un angolo di piega, dicevo oh, sto a 50 gradi, sto a 50 gradi e me da, me, me, sento che mi si è eh, da mo' che sei arrivato a 50 gradi. Ma se stai in una mezza curva, in una mezza piega, 35, 40, 30, insomma, allora la moto di suo ha già ma ha ancora margine. Anche la gomma, quindi vuol dire che il problema è o una pressione di gomme, una pressione all'anteriore, magari. Troppo, troppo alta o troppo bassa e quindi senti che si muove oppure passi sali di livello non so le gomme ok sopra che c'è la sospensione anteriore la forcella lavora la forcella metti una fascetta sull'uno sul uno dei due gambi e vedi se la, eh, la forcella lavora nei suoi tre quarti se è troppo dura lavora pochissimo e quindi non hai, non hai feedback, non la, non la stai facendo lavorare, stai facendo la, lavorare solamente la gomma e quindi entra in crisi. Prima è veramente per, per, come, per come, purtroppo, diciamo lo, per quello che senti e per, per quello che diciamo che mi hai scritto, potrebbe essere qualsiasi cosa. però quello che ti consiglio è fare iniziare a mettere tutto su carta, iniziare a spuntare. È la gomma? No, è l'asfalto? No, è la sospensione? potrebbe, sono io? potrebbe, capito, tutte queste cose qua eh, presto vado a girare al Mugello quali consigli mi puoi dare riguardo alla guida con le chiappe fuori? cosa che mi pare mi dia meno stabilità in guida di guida e una chiappa fuori non due, se no te li trovi con l'orecchio per terra poi, quando, quando vai a piegare. Che, che in pista le pieghe sono importanti. Basta una chiappa. Se senti che ti senti giustamente meno, che hai meno sensibilità, perché così è alla fine, ragazzi. Si ha effettivamente meno sensibilità, ma è la solita coperta corta che ripetiamo sempre. Lì si sta sacrificando un po' di controllo pieno controllo della moto sensibilità di quello che succede sulla moto per le performance che è quello che ci interessa in pista nel tt non vedrete mai, mai un pilota o almeno uno vivo <ride> porelli vabbè. Eh, uno con tutto fuori appeso fuori dalla moto tipo marquez tutto, eh, con, anzi tipo eh, cosa jorge martin a spalla per terra, tutto fuori dalla moto, perché lì stai, stai andando all'in sulle prestazioni. Hai, hai hai pochissimo controllo della moto inteso come possibilità di recupero, cosa che sul TT, una un, un recupero mancato, alberi pizzuti. Scritto a, scritto a matita l'anagrafe, te cancellano subito quindi si tende a stare nel TT dove eh, recuperare una moto è di vitale importanza si sta un pochino più eh, nel profilo della moto, no? nonostante si esca col, col sedere si apre il ginocchio eh, si vada un po' anche con il busto ma si tende a rimanere comunque più nel profilo della moto rispetto alle le, le posture estremizzate che si vedono fare in pista quindi, va, quindi stai sacrificando un po' di sensibilità di guida, che un po' la puoi recuperare utilizzando molto la gamba esterna. La gamba esterna, il punto di ancoraggio della gamba esterna nel serbatoio, nella nicchia del serbatoio, usa quella per riguadagnare quella sensibilità che altrimenti non avresti se, se, se stessi con tutte e due le gambe aperte, perché in genere. Ehm, Molti tendono ad aprire sì quella interna e va bene, ma a lasciare quella esterna un po' così, un po' a bandiera, che appoggiata e non appoggiata. Schiacciala bene sul serbatoio, cerca con il busto, con parte del busto, il serbatoio, e un po' di sensibilità la recuperi, perché sono punti di contatto con la moto e la moto ti dà feedback di ogni tipo, e quindi avere più punti di contatto con lei per capire che cosa sta succedendo, è molto meglio che essere completamente scollegati dalla moto fuori e sentire pochissimo Tony, Ronnie, Robbie eh lo so Vale serve un bel corso work in progress l'altra live avevo fatto vedere questo chi c'era questo, questo è il programma. Ora diciamo stiamo lavorando sulla logistica del dove e le date. Però siamo a buon punto. Il manettino del no, del mono non lo regolo perché alla fine il precarico del posteriore ho trovato una quadra che mi va bene sia, sia su strada sia in pista. Quello che regolo è il precarico del, della forcella. <coughs> Quello sì. E infatti, mi sono trovato comodo a prendere quelle, quelle ghiere che si mettono su, sui dadi davanti delle, dei precarichi per poterlo fare a mano senza dover portare un attrezzo. Perché capita che magari in pista ci vado in, in moto. <coughs> Ultimamente è capitato a Magione. La mattina usciti nel moto strada così divertire siamo arrivati a maggiorne abbiamo fatto mezza giornata e poi siamo tornati quindi sarei dovuto stare lì con co la chiavetta cioè lì sì il posteriore mi ci trovo bene così <clears throat> Eh, allora, ehm, Riccardo scrive, ma per quanto riguarda la posizione in sella di una sportiva, io per tenere poco peso sui manubri, stringo forte con le ginocchia, ma è normale che dopo chilometri l'interno coscia fa malissimo sbaglio? Sì, è normale che faccia malissimo. <clears throat> se, stringi, se stringi così, però le, le, le ginocchia, cioè, non devi cercare di, di farti toccare di toccarti le ginocchia trapassando il serbatoio. Per intenderci, va bene farlo in alcune situazioni, non è che da quando sali in sella stai, stai teso con le gambe chiuse sul serbatoio. Quello di cui si parla, di quello di cui io parlo in genere, è capitato anche in alcuni video di parlare del tenere le gambe strette, è uno in frenata, e la frenata dura tot, e la gamba esterna, se stiamo... La gamba esterna se stiamo in pista e o su strada, e abbiamo aperto quella, quella interna. O tutte e due le gambe chiuse se stiamo con la posizione sportiva stradale, sempre su strada, in curva. però a parte questi due frangenti, questi due frangenti in, in, in rettilineo, in tranquillo, cioè puoi anche stare un po' rilassato. Lì è dove recuperi un po' le forze, dove, dove ti serve di stare di, di portare. Quella pressione, quell'energia nella parte inferiore del corpo è in quelle determinate sezioni della guida: frenata e curva. Poi, comunque, ci sta che serva un po' di allenamento, magari, eh. Ah, grazie innanzitutto eh, sì sicuramente la, la cilindrata influisce ecco perché si fanno corsi sul piazzale ad esempio con Motart con le 125 le, le pit bike e non lo si fa solamente con gli amatori ma lo facciamo anche con i piloti che vengono ad allenarsi con quelle moto nonostante poi magari guidino tutt'altro 600 1000 perché la moto piccola ti permette di eh, focalizzarti su altri aspetti della guida piuttosto che domare 200 cavalli, perché non puoi andare a 50 all'ora e pensare al resto. Ovviamente ogni moto ha una sua guida proporzionata. Vengo in Liguria. Magari, 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 mi è, mi è sempre piaciuto eh, farmi un viaggetto del genere. E, ma sai che ti dico.